troppo semplice chiamarla solo scuola, e questo il leitmotiv che ha accompagnato la presentazione del nuovo istituto The Brit, che ha aperto le porte in piazza Imbriani 1 ad Andria, in una serata fatta di spettacolo ma anche e soprattutto di idee concrete. Un nuovo progetto coinvolgente di apprendimento che punta tutto sugli stimoli e sulla necessità di far giungere al più ampio parterre possibile l'insegnamento della lingua inglese in modo professionale duraturo. Si parte dai bambini per arrivare agli insegnanti, sino a sconfinare agli stranieri che lo richiedessero, in un grande contenitore che fa proprio dei contenuti il suo punto di forza. The Brit, il diminutivo insomma di britannico, Gran Bretagna, lo slogan pubblicitario di quest'anno, quindi The Brit, the place to be more, quindi non soltanto una scuola di tipo tradizionale, ma molto di più. Quello che abbiamo inteso fare è un contenitore che va a racchiudere non soltanto corsi di lingua tradizionale per bambini, teenagers e adulti, ma molto di più. Quindi la superficie della scuola è molto vasta, quindi ci permetterà di organizzare una serie di eventi, aggiornamenti per docenti, feste di compleanno con animazione in lingua inglese, corsi di lingua italiana rivolta a stranieri. Perché ovviamente la nostra è anche una sorta di accoglienza turistica, percorsi enogastronomici con una nostra sede dislocata nel centro storica. Quindi proprio da come dice insomma lo slogan, molto di più di una semplice scuola, un contenitore insomma che offre molto molto di più.